Aldo, il girovago delle cascatelle più segrete della Lombardia, più nascoste. Guardare questa com'è bella, col laghetto sottostante, vicino che si può entrare coi piedi, sentire una frescura di acqua pura, limpida. Io scopro queste belle cascatelle, sono al torrente Riale, qui li chiamano le cascate del diavolo, non ho capito per me il perché. Io le chiamerei cascate a singhiozzo, perché salendo la valle ci sono tantissime di queste cascate che danno origine e formazione a un piccolo lago accanto, dove si può entrare liberamente, come mamma mi ha fatto, e fare il bagnetto in questo laghetto. È una cosa bellissima essere qua, in questo luogo sopra l'Aveno, Lago Maggiore, essere qui ad sentire la frescura, la beatitudine, il senso di vita, diciamo, perché H2O, come disse Leonardo da Vinci, era l'acqua, è potenziale in noi, siamo dotati il 90% di acqua. Pensate un po' a questa riflessione. Se non ci fosse l'acqua, noi esseri umani, come facciamo a vivere, a vivere? L'acqua è un elemento fondamentale, come pure il fuoco per scaldarsi, elementi della natura che danno vita a questa terra, dove tra la percorrenza di un torrente accanto a me, il cambiamento delle stagioni, cambiamento climatico, ogni anno rinasce il proprio io rinasco in questo sentiero, in questa valle che di per sé non dice niente, ma per me dice tutto, perché basta un piccolo, un qualcosa per nascondere nell'individuo umano l'emozione di esistere, sì, di esistere, guardare il cielo come infinito, io sotto questo cielo, quanti amici ho conosciuto, quanti amori, eppure la mia vita scorre ogni giorno come il fluire dell'acqua in un torrente, per quello che dedico mie ore di piacere vicino a un torrente che scorre, come questa cascatella che mi sono solo innamorato dello sguardo visivo, a vederla com'è, come tale, semplice, come la natura potrebbe essere al giorno d'oggi, senza l'intervento dell'uomo, una cosa naturale. Qua, infatti, siamo in un ambiente naturalistico e diciamo pure anche bucolico. Aldo vi saluta, prendo poi il ponticello e mi incammino verso il paese, perché ho bisogno di prendere il treno per ritornare alla mia città. Di sera mi piace la luce della città, di giorno mi piace la luce del sole. Io sono un girovago, amo tutto ciò che esiste al mondo. Aldo.